C'è chi ha conosciuto Enzo Ferrari davvero da vicino, ha lavorato con lui fianco a fianco, Mauro Forghieri. Come descriverebbe il Drake? Ma il Drake era un agitatore di uomini, come lui spesso ha detto. Era soprattutto un industriale che sapeva cosa voleva ed inoltre aveva delle qualità per cui anche quando faceva delle scelte che per noi erano sbagliate, alla fine aveva ragione lui e questo è stato il suo più grande merito. Che cosa ha significato per lei lavorare tanti anni in quella che è diventata un'azienda, un marchio universale? Ma io mi sono sempre sentito l'uomo di Enzo Ferrari come tecnico perché è stato lui a volermi, è stato lui che mi ha dato la forza di accettare un compito che per la mia età era esagerato. Devo però dire che lui mi disse sarò sempre con te e è sempre stato con me. Quindi... Quanto manca la Formula 1? Beh, ovvio, moltissimo, ci ho vissuto dentro fino al 95-96, però me la guardo con calma, non ci sono problemi. Molti dicono che è meno interessante adesso, può anche darsi che questo sia dovuto alla mia età e non alla Formula 1, non lo so. Il suo più grande ricordo di Enzo Ferrari? Sono stati i momenti in cui perdevamo, perché lui in quei momenti con la sua, diciamo, abilità nell'arrabbiarsi era una motivazione per noi di risollevare e tentare di fare meglio e questo è stato quello che lui ci sapeva condurre pian piano.